Questa è un'intervista esclusiva di Radio Animati. www.radioanimati.it. Un mondo di sigle TV. E a farci sognare negli anni Ottanta c'erano le mele verdi. E una delle mele verdi stasera è qua con noi al telefono. Abbiamo qua con noi Cristina Paiocchi, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Cristina! Ciao! Come va? Ma molto bene, devo dire, soprattutto da una settimana a questa parte, nel senso che ho scoperto questo splendido mondo delle mele verdi, riscoperto, e sono molto contenta, nel senso che non mi immaginavo proprio ci fossero ancora dei fan delle mele verdi in realtà. E invece hai scoperto un mondo grandissimo. Veramente. Ascolta Cristina, volevo sapere un po', tu com'è che sei arrivata alle mele verdi intanto? In che anno sei entrata a far parte del gruppo? Allora, secondo me era circa l'81, nel senso che io sono entrata a far parte delle mele verdi che avevo circa 10, 11, sono del 71, credo che avessi o 10 o 11 anni, intorno a quell'età lì. Ma in realtà ci sono entrata in un modo un po' strano, perché cos'è successo? Che prima ero andata a vedere uno spettacolo una domenica con mio papà proprio delle mele verdi. E mi ci faceva sempre fare un concorso di disegno alla fine dello spettacolo, a tutti i bambini che avevano visto lo spettacolo diceva: fate un disegno di una scena che vi è piaciuta, poi ve lo spedite e il bambino che ha fatto il disegno più bello vince. Ma qui a vedere lo spettacolo gli regaliamo due corrierino dei piccoli. Senti, io ho fatto questo disegno e l'ho pure vinto, ho vinto proprio lo spettacolo, cioè sono tornata a vedere lo spettacolo con questo disegno, lei mi ha premiata sul palco ed è finita lì. Senti, ti ricordi circa, non so se un mese, due, così mio papà ha letto sul giornale che Mizia Amoroso cercava delle bambine per lo spettacolo. E quindi a quel punto, visto che l'avevo visto, avevo visto che ci piaceva tutte e due, mi ha portato a fare il provino. E il provino consisteva in cantare una canzone. Ti ricordi cosa hai cantato? E adesso. Vuoi troppo tu. Era questo, anche perché probabilmente ci facevamo anche un po' improvvisare, ci faceva fare delle scale, certo, con il pianoforte, certo. Quindi e Durina, poi io sono un po' vecchietta, adesso non mi ricordo assolutamente. Ma a te è sempre piaciuto cantare da piccola? Sì, nel senso che mio papà quando era molto giovane suonava la batteria, poi in casa ho sempre suonato le tastiere, per cui in realtà abbiamo sempre un po' cantato io e lui, mia mamma no perché è stonatissima, però io e lui moltissimo. Quindi devo dire che insomma questo provino è stato fatto abbastanza tranquillamente, cioè appunto cantavamo una canzone così, poi devo recitare un qualcosa, tipo una poesia, e poi probabilmente, adesso non ricordo bene, però probabilmente ci faceva dire qualcosa, improvvisare qualcosa, era un po' sveglietta. Insomma, sì. Ascolta Cristina, una volta entrata nelle mele verdi, quali sono state le prime cose che hai realizzato, diciamo, agli esordi proprio? Ma allora, se i miei ricordi non mi ingannano, erano gli spettacoli in teatro soprattutto. Sì. Nel senso che appunto c'era in ballo lo spettacolo Fichi e Fantasia, e io ho iniziato un po' così, nel teatro che non mi ricordo più il nome, ma se qualcuno se lo ricorda, è un teatro piccolo vicino a Sant'Ambrogio. A Milano. A Milano, sì, in una viuzza lì di fianco a Sant'Ambrogio, ma non ricordo assolutamente come si chiamava, e noi eravamo sempre lì, alla domenica se non sbaglio facevamo lo spettacolo, ed era bellissimo perché poi era pieno di bambini che ci facevano il tifo, poi venivano sotto il palco a chiederci l'autografo, anche carinissimi, quindi... quello me lo ricordo. E lo spettacolo era carino perché c'era Stefania Bruno, sì, che era la prima, proprio la mela verde più sì, anzianota, la senior, diciamo. Solista, che cantava, ballava molto dolce, me la ricordo molto carina, poi lei era più grande di noi, era una adolescente, quindi noi eravamo bambinette. E poi c'era Anna Scardovelli che faceva un po' la comica, ecco. Era divertente, era uno spettacolo divertente. Ecco, il clima che si rispirava nelle mele verdi, cioè perlomeno guardandole esternamente, dai video, dagli spettacoli dell'epoca, è che comunque tutte quante le bambine che ne facevano parte si divertivano sostanzialmente. Sì, non c'era un po' quel clima del terrore che altri cori, forse più noti, un po'. No, assolutamente. Io per me è stata un'esperienza molto positiva. Devo dire che di inizio l'unica cosa che mi ricordo rigida, ma tra virgolette, perché secondo me era favolosa questa cosa, lei diceva: voi siete delle professioniste, per cui quando andate in scena cercate di sorridere, di essere felici, che si veda che siete felici. Certo. E soprattutto non fate le svenevoli con tutte le persone importanti che conoscerete, perché poi noi in TV abbiamo conosciuto tanti personaggi famosi. Esatto, sì. E lei diceva: voi siete professioniste quanto loro, quindi non andate a chiedere gli autografi, non andate a rompere le scatole, voi state al vostro posto. Bello. Se ve li
chiedono gli autografi, voi li fate, altri bambini, altri ragazzini, però siate professionisti, voi lo siete, quindi questa era una cosa che mi è rimasta molto impressa e aveva anche ragione, voglio dire, perché sì, comunque davvero. Facevamo un mazzo. Certo. Senti, e di tutte le apparizioni TV che avete fatto, perché tu ne hai fatte diverse se non sbaglio, qual è quella che ti ricordi di più, ti ricordi qualche aneddoto? Allora, quella che mi ricordo di più, perché ho anche il video io qua a casa, è quella che ho fatto a Super Flash con Mike Buongiorno. Con Mike Buongiorno, Mike Buongiorno, e abbiamo fatto la, abbiamo cantato Sandy Bell, e, e lì veramente era bellissimo, perché mi ricordo tantissimo, avevamo un po' timore di lui perché comunque era un po' particolare, poi non l'avevamo mai visto dietro le quinte, non l'avevamo visto, non è che ce l'avevano presentato pochissimo, proprio 30 secondi, poi siamo usciti, abbiamo ballato e poi lui ci ha fatto l'intervista lì, aveva sbagliato anche il nome della Miss perché pensava fosse un maschio, sì. Sì, il video per chi... anche con i bambini però è stato molto divertente, molto più che divertente, lui mi ricordo che ero emozionata perché insomma in TV poi questi mi ricorderò sempre questi riflettori, questi proiettori di luce fortissima che mi facevano un caldo, poi non vedevo niente, la gente non la vedeva proprio, e quindi mi concentravo solamente sulla canzone, sul ballo, e era veramente un'emozione molto forte. Poi io adoravo, veramente adoravo tanto ballare, scatenarmi sulla scena, per me era veramente un divertimento, cioè, non c'era la competizione, non c'era il mettersi in mostra, cioè per noi poi erano sigle di cartoni, quindi cioè ecco, e che effetto ti faceva rivedere i cartoni animati alla TV, immagino che li rivedessi, e vedere la propria sigla, comunque quella del gruppo di cui si faceva parte, in onda, ti faceva effetto? Allora, la notavi? Ti dirò una chicca, io in realtà non li guardavo quei cartoni. Bellissima questa io cosa. Io mi ricordo che probabilmente eravamo molto molto impegnate, io non mi ricordo che in quel periodo riuscissi a vedere i cartoni, forse le vedevamo un pochino quando dovevamo imparare le sigle, probabilmente ci facevano vedere qualcosa per capirne di più, certo. Ma io non li guardavo in realtà quelli, mi ricordo che guardavo non so i cartoni di cui non cantavo le sigle, tipo Candy Pelin, quelli stati, però gli altri pochissimo, forse ho visto un po' la banda dei Ranocchi, però ad esempio Sandy Bell io non l'ho mai visto, e neanche Pat la ragazza del Belgio l'ho mai visto, cioè so di che cosa si tratta perché la sigla era molto chiara e si capiva, ma se no io in realtà non li guardavo mai, probabilmente non ti so dire bene perché, ma forse perché ero molto impegnata tra la scuola e questo impegno delle mele verdi, era difficile che mi mettessi davanti alla TV. Soltanto ecco. Quando sei cresciuta forse ti sei riguardata questi cartoni? No, neanche. Nemmeno? Neanche, giuro. Ma sei sempre in tempo però, Sei sempre in tempo, dico. Sì, infatti adesso devo cercarli in giro perché veramente devo vederli tutti, assolutamente. Senti Cristina. Allora, ci pensavo oggi, mannaggia, ma non li guardavo questi cartoni. Purtroppo molti di quelli non sono più in programmazione, non sono trasmessi da tempo, però... www.radioanimati.it, un mondo di sigle TV.